È boom di turismo verde tra le bellezze dell'Aquila e dintorni, non solo città d'arte e cultura, ma anche montagne e borghi. I numeri all'Aquila sono già buoni, ma ci si aspetta un agosto con più presenze, legate anche ai tanti eventi che si fanno in città. In pandemia i numeri di turisti che scelgono l'Abruzzo sono aumentati e sono sempre più le richieste per le aree interne, per un tipo di vacanza diversa. C'è anche chi di questo turismo particolare ne ha fatto un mestiere, è il caso di Andrea De Bernardinis, che ha la base operativa a Santo Stefano di Sessanio, borgo straordinario. Da lì accompagna turisti aquilani nei bike, con possibilità di portare anche i più piccoli alla scoperta dei luoghi incantati e senza tempo della zona, dove furono girati anche film cult come Lady Hawk e Spaghetti Western, ad esempio. Ci muoviamo da Santo Stefano e andiamo a visitare diciamo, i paesaggi incantevoli, cioè percorriamo paesaggi incantevoli e poi visitiamo anche posti diciamo, che hanno importanze particolari, location come si suol dire, di molti movie, molti film degli anni 70 e 80 del genere spaghetti western, tra i tanti appunto come dicevo continuano a chiamarlo Trinità, passando non per la via classica, diciamo la strada provinciale, ma passando per la via per una delle vie della transumanza, che già dall'anno scorso, come tutti sapranno, è diventata anche patrimonio immateriale dell'UNESCO. L'andamento di presenze è buono, come conferma il Touring Club dell'Aquila di Stefano Filauro, che attraverso Stefano Tambè fa un quadro della situazione. Il touring si muove con Abruzzo Incoming in tutta la regione e le richieste sono moltissime, molta montagna. Il Gran Sasso già l'anno scorso aveva fatto registrare numeri da record. I numeri sono buoni, soprattutto agosto, insomma, ci sono molte richieste, al momento disponibilità quasi zero, quindi insomma significa che va bene, sta andando bene. Molti gruppi, noi lavoriamo con le agenzie d'Italia, quindi comunque agenzie che organizzano gruppi e un po' in tutto l'Abruzzo, quindi non solo la parte interna, sicuramente noi siamo molto più ferrati sulla parte dell'Aquilano, Gran Sasso, ma anche sulla costa. E poi anche vacanze di famiglie individuali, quindi insomma richieste di soggiorni mare o montagna, soprattutto montagna per quanto ci riguarda, quindi insomma una buona riuscita anche quest'anno.